tanto perché gli aspetti metodologici sono rimasti mutati, nel senso che c'è il protagonismo dei ragazzi, c'è tanto sociale anche questa volta, già dall'inaugurazione con la banda musicale della Polizia di Roma Capitale e in più l'accordo con l'Associazione per l'Integrazione Etnica di Solidarietà, con l'Associazione Pianeta Autismo per l'epilessia infantile, il Centro Servizi Volontariati, il lancio dell'associazione Irpus Event che raccoglie tutte le associazioni più importanti della provincia di Avellino, in raccordo con le forze dell'ordine, tutte, nessuna esclusa, e con gli ordini professionali. Quindi diciamo c'è una platea importante perché credo che lo sport possa essere al centro dell'attenzione se si raccorda anche con le altre attività umane. Non esiste sport se non è rapportato alle altre attività umane. Del resto lo vediamo bene con alcune cose che soprattutto in determinate discipline sportive, da alcuni episodi di cronaca nera che avvengono in questo periodo, per cui diciamo che lo sport non deve guardare dall'altra parte, no, ma come sempre lo sport adesso diciamo, è una miscela tra più attività, tra cultura, sport, tradizione, integrazione, solidarietà, che però io passerei dalla solidarietà all'emancipazione, perché oramai credo che questo termine sia desueto e sia lontano. Bisogna parlare adesso di emancipazione perché è il momento appunto di riprendere un po' in mano i fili di determinate, parlo di fili, non le fila, dico me, della situazione, perché troppo spesso parlando di solidarietà ci si ferma lì, invece bisogna progredire, e il discorso dell'emancipazione credo che sia più concreto e più corretto nel momento politico che stiamo vivendo. È cambiato nel senso che noi riteniamo che lo sport deve essere soprattutto protagonismo, va bene anche lo spettacolo, ma lo spettacolo andiamo a vedere di domenica o di sabato oppure qua ogni giorno per esigenze televisive e commerciali, però credo che la parte importante, ripeto, il messaggio più importante sia la lotta alla specializzazione precoce che stiamo portando avanti, e finalmente si inizia con l'inserimento del laureato in scienze motorie nelle scuole elementari con la cosiddetta buona scuola. E poi ripeto, i ragazzi, gli atleti sono protagonisti, sono degli sportivi protagonisti e non degli spettatori e fruitori di uno spettacolo.